Buongiorno, oggi parlo di un bel film, Argentina 1985, che io ho visto, purtroppo non in sala, l'ho visto su Prime Video, un film lungo, 2 ore e 20, ma secondo me è un film molto forte, molto intenso, di grande pathos. È un film che tocca molto le emozioni. Questo Santiago Mitre, regista, che si è un po' specializzato, diciamo, nel cinema politico, ha fatto altri film, uno si intitola Il Presidente ed è sempre con Ricardo Darín, che è un grandissimo attore argentino, che ha fatto dei grandi film, fra cui Truman, Solo per i tuoi occhi, giallo, insomma, sempre di grande intensità. Il film racconta il percorso attraverso il processo alla dittatura, Videla e compagni, la dittatura militare, racconta un percorso di liberazione, un po' come fa venire in mente un po'. No, i giorni dell'arcobaleno, che è un film sul referendum in Cile, quando viene, come dire, in qualche modo rifiutata quella che era stata la dittatura di Pinochet. Qui però lì il discorso è proprio la preparazione della battaglia sul referendum. E qui invece è un percorso di memoria, no? Perché il processo viene affidato non al tribunale militare ma al tribunale civile, dove Ricardo Darín è il protagonista ed è il procuratore, quello che dovrà gestire il processo, in un contesto pesantissimo di minacce, perché in realtà quella dittatura di un radicamento in una società dove il fascismo era presente e radicato anche. Quel processo è un processo pericoloso, insomma, lo si capisce fin dall'inizio. E la svolta è quando Strassera, che è il procuratore, accetta di circondarsi di collaboratori che sono un'altra generazione, sono molto giovani, e quindi il film è anche l'espressione di un conflitto generazionale fra una nuova generazione e la vecchia della dittatura e dello Stato anche, della gestione dello Stato. È un conflitto generazionale e diventa anche un conflitto mediatico, perché il vice procuratore accetterà di andare in televisione e quel conflitto quindi avrà anche questo sfondo potente mediatico. Qual è la difesa dei militari? Abbastanza sempre la stessa. Eravamo in guerra, il paese era sconvolto da una guerra civile, dalla guerriglia, e per la difesa della patria, contro la guerriglia, in qualche misura tutto era lecito. E questo tutto è la violazione sistematica delle norme del diritto. Sequestri, torture, eliminazione, no? Desaparecidos, eliminazione degli avversari politici. La questione dei giudici, la questione della procura sarà: ma è lecito per lo Stato usare le stesse armi della guerriglia che si vorrebbe combattere, anzi accentuandole, no? Con forme di sadismo assoluto, che sono, verrà detto, una perversione morale, non uno strumento della politica. Però secondo me il cuore del film è un po', mi ha fatto vedere anche in mente un grande libro uscito di recente, V17, V13, che vuol dire Venerdì 13, che è un libro di Emmanuel Carrère che racconta di un altro processo, il processo al Bataclan, ai responsabili di quegli attacchi terroristici in Francia, a Parigi, che culminarono in tre stragi,
E Manuel Carrère lì ripercorre il processo e dà voce soprattutto alle vittime, ai parenti delle vittime o a coloro che si sono salvati. E qui in questo Argentina 1985 a me sembra che il cuore di nuovo sia dare voce ai parenti delle vittime, dare voce a coloro che sono stati torturati e questa voce, dare voce pubblica a questa storia in qualche misura è già una sorta di risarcimento per quelle che sono state le vittime ed è una ricostruzione della storia che è un po', no, fare i conti con il proprio passato, con questo passato di dittatura militare. Il personaggio del procuratore di Ricardo Darin ha alle spalle anche una vicenda familiare che è calda, che è di una moglie che lo appoggia e che dirà in maniera molto, come dire, molto dolce e forte, però, che lei è molto orgogliosa di lui, e lo stesso in qualche misura ai due figli. E poi il finale del film è un classico, no? È il classico dei processi, è la requisitoria finale, molto intensa, molto anche solenne. Secondo me è un film classico, che non inventa nulla sul piano dello stile, ma sa toccare molte corde emozionali e nel finale, nel sottofinale si potrebbe dire, c'è il rapporto fra il procuratore Strassera e il suo figlio bambino, il processo va come va e magari il personaggio di Darin è anche un personaggio che ha delle scontentezze, ma è il figlio che darà la chiave finale, no? Che darà la misura di quella che sì, è in parte anche un insuccesso, ma c'è dentro un elemento potentissimo di vittoria, di ricostruzione di una memoria e la nuova generazione è una generazione che sa riconoscere quello che è accaduto. Ecco, a me sembra un film da vedere assolutamente, se non l'avete visto. Arrivederci a tutte e a tutti.